Buonasera a tutti, qui dall'area Sosta Camper di Acqui Terme. Volevo solamente farvi questo breve video che è dedicato a tutti i camperisti, a gente che ha il camper, che gira nelle aree di sosta. E voglio fare questo breve video per farvi vedere come è attrezzata bene questa area di sosta, che veramente è un'area comunale e veramente il sindaco di Acqui Terme, c'è da fare veramente un grosso ringraziamento per aver adibito questa area, questo piazzale ad area camper e per la maniera che l'ha organizzata nei minimi particolari, cose che è difficile in giro da trovare, veramente un'area sosta camper così. Comunque qui ci sono, ogni piazzola c'ha la sua colonnina di qua e di qua. La piazzola è un po' in falsa pendenza, però si possono mettere i cunei di livellamento al suolo e dunque il camper viene, diciamo, raddrizzato, tra virgolette, ok, messo a livello. Poi, cosa molto molto bella che è stata fatta, guardate, vi attacco il faretto perché così vedete meglio. Guardate, per chi ha esigenze di avere delle bombole del gas nel camper, qui hanno messo un cartello con un negozio qui ad Acqui Terme, col fax, email e numero di telefono, con la via e tutto. E la cosa bella è che questo negozio qui di bombole all'occorrenza fanno la consegna delle bombole del gas a noi camperisti qui sul posto nell'area sosta camper. Dunque, se per qualche motivo noi camperisti non potessimo muoverci da qui per qualsiasi motivo, ci fanno la consegna e ci portano la bombola qua. Gli diciamo da quanti litri ne vogliamo, se vogliamo una bombola da 10 litri, da 13, in base al modello di camper e al tipo di camper. Normalmente le bombole sono da 10 litri, ma nei camper di ultima generazione ci stanno anche quelle da 13 litri, tipo il mio, che ho lo spazio per due bombole e ce ne sta una da 10 e una da 13 litri. Qui, vabbè, si paga per il pagamento dall'area sosta, sono 10 euro al giorno e abbiamo carico scarico, vedete, scarico delle grigie e delle nere, qua c'è il tombino, qui c'è già la manichetta per il carico acqua, si possono anche pulire i tappetini, tutto. Qui c'è il lavandino per lavare le stoviglie, guardate, perciò se uno vuole lavare piatti, pentole o quant'altro, vedete, qua c'è il lavaggio, il piazzale continua, è molto ampio, ci stanno una trentina di camper e anche qualcosa in più. Vedete? Guardate, è veramente veramente bello. Qui altre colonnine della corrente, perciò si può parcheggiare sia da questo lato che da questo lato qui. Qui attaccato c'è pure il benzinaio, dunque se uno volesse fare carburante alla notte, perché magari c'ha il vebasto, il cinebasto come riscaldamento
e va a gasolio, dunque magari necessita di gasolio per attaccare il cinebasto. Qui c'è anche un benzinaio self service che è proprio attaccata all'area di sosta. Meglio di così, ragazzi, io veramente in giro per l'Italia, no, almeno fino adesso, non ne ho vista aria di sosta così, che comunque 10 euro al giorno per quello che dà non è assolutamente caro con tutte le cose che danno qui. E veramente c'è da fare un ringraziamento, un applauso al sindaco di Acquiterme, che veramente si è impegnato a fare un'area sosta camper attrezzata, come dir si voglia, veramente proprio meglio di così non so cosa dire. Comunque niente, volevo solamente appunto fare questo video qui come video informativo per noi camperisti. Perciò vedete, vi faccio vedere anche qua, c'è scritto anche qui, vedete, ora non so se si vede, comunque c'è scritto che la tariffa è 10 euro al giorno. Veramente veramente bello. Va bene, ora starò qua un paio di giorni per rilassarmi un po' dai 3 giorni che ho fatto in montagna. Qui la temperatura è molto più mite, di notte comunque meno di 8 gradi non si scende, si sta abbastanza bene, e ho fatto 3 giorni di montagna con temperature anche a 0 gradi. E niente, così sto un paio di giorni qui e poi mi risposterò di nuovo e vedrò dove andare. Comunque, chiusa la parentesi, e cosa dire, vi saluto, vi do una buona serata, spero che questo video possa essere utile per i camperisti che magari mi seguono sul canale. E del resto, alla prossima.